a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video tutorial di oggi vi voglio mostrare come ho realizzato questa maglietta che, come ben vedete, non è una mia creazione, ma è un modello preso online che mi è stato richiesto da un'iscritta al gruppo. La maglia prende appunto il nome della ragazza che mi ha chiesto di realizzare questa maglietta e fare un video tutorial in modo che possa realizzarlo anche lei, che saluto, un bacio grande. E vedremo insieme come è semplice lavorare questo motivo, e poi sono tutta una serie di ripetizioni, lavoreremo delle mattonelle e andremo ad unirle passo passo lungo tutta la lavorazione. Allora, la foto originale, avete visto, prevede come motivo due motivi sulla parte frontale, due sulla parte posteriore più due e due nelle parti laterali, quindi sono quattro motivi davanti totali più quattro motivi nella parte dietro. Avendo già lavorato molto simile a questo progetto anche la tunica Soleil e la maglia mariposa, volevo che questa magliettina qui fosse un pochino più adatta al mio corpo come misura, quindi non volevo fare una cosa grandissima o molto più ampia come ho lavorato gli altri due progetti, ma volevo che fosse di una misura, sì, sempre ampia, però un pochino meno rispetto agli altri due modelli che vi ho appena citato. Quindi di conseguenza ho scelto di lavorare anziché quattro motivi, tre motivi per la parte frontale e tre per la parte posteriore. Ora vedremo nel tutorial, vi spiegherò come si può lavorare questa maglia perché abbiamo due possibilità, quindi fare due pannelli quadrati, quindi quattro rettangolari, scusatemi, 4 per 3, oppure possiamo lavorare a T come ho fatto io. Io ho lavorato una T, che cosa significa? Che ho lavorato 5 motivi per la parte alta, un motivo davanti, un motivo dietro, sviluppato in orizzontale per 5, e poi mi sono agganciata sotto lo sbraccio lasciando un motivo libero, vedete? Lasciando un motivo, mi sono agganciata qua sotto lo sbraccio e ho continuato con la lavorazione di tre motivi in orizzontale per altri due in verticale, per avere una misura un pochino più piccola e per lavorare già contemporaneamente anche la manica. In alternativa si può fare come se chi ha visto il tutorial, non so, la tunica Soleil, andare a lavorare questi due rettangoli e poi chiaramente andare ad unire la spalla nel momento in cui lavoriamo la mattonella qua in alto, andare ad unire a circonferenza le parti qua laterali perché sono state tutte lavorate e unite ad uncinetto mentre facevo la lavorazione, quindi questi qua, anche qua sulla spalla, si vede? Sono stati uniti proprio con l'uncinetto. Non ho ripreso niente con l'ago, quindi ho fatto proprio una lavorazione a cerchio anche unendo questi motivi. Sono molto semplici da realizzare, un pochino più lungo, magari ecco il procedimento di aggancio di queste mattonelle, perché comunque dovremo andarle ad agganciare in tutti i punti. Io vi mostrerò come si agganciano le parti laterali, però poi vanno agganciate tutte qua sulla spalla, va presa la misura del vostro braccio, quindi in base a quanto volete l'apertura, e vi ripeto, ho lasciato un motivo, se ne possono lasciare anche due, così come si può lavorare un pochino più ampia. Un'altra differenza fra la foto originale sta nel fatto che la partenza del motivo, io ho scelto di lavorarla con un punto puff per dare una particolarità un pochino diversa alla lavorazione, quindi avere un punto anche un pochino più soffice, un pochino in rilievo, e poi tutte queste maglie altissime. Nella lavorazione invece originale, il centro di questa mattonella è lavorato con delle maglie alte semplici, quindi vi farò vedere sia come si lavora il motivo originale e poi continuerò con la lavorazione invece del punto puff al centro perché mi piaceva di più. Una cosa che non ho fatto e vi dirò alla fine del tutorial è una bordatura qua in alto per andare a riprendere sia la parte del collo che la parte finale. Nella foto originale che si vede all'inizio del video, e comunque poi adesso ve la farò rivedere anche all'ultimo, sono previsti questi giri di archetti sia nella parte del collo che nella parte qua finale. A me sinceramente piaceva di più lasciarla così libera, sono degli archetti semplicissimi da 5 catenelle che si possono tranquillamente andare a fare alla fine della lavorazione. In più, che cosa ho fatto? Niente, non ho fatto nient'altro di diverso, è proprio come tecnica è veramente molto semplice. Il motivo è molto semplice, vi ripeto, procedimento un pochino più lungo è l'aggancio di tutte queste mattonelle che dovrete armarvi di un pochino di pazienza e andare ad unirle tutte, comprese quelle a circonferenza. Io ho detto questo, spero che questo progetto vi piaccia, che possiate realizzarlo, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, come avete visto si può portare con un jeans, un pantaloncino, con un abitino, quindi un abbigliamento un po' più particolare, adatto sia alle ragazzine un pochino più giovani, alle donne un pochino più adulte, e veramente si può indossare sopra qualsiasi tipo di abbigliamento.
Vi lascio subito alle spiegazioni. Vi dico che ho utilizzato 300 grammi circa di cotone per realizzare tutta la maglietta. Non lo dico durante il tutorial perché la stavo lavorando insieme a voi, ve lo dico adesso. 300 grammi con un filo a tre capi. Ho scelto di lavorare bianco, rosa e lilla uniti insieme con un uncinetto numero 4 per la lana. Io vi mando un bacio grandissimo. Vi aspetto sul mio canale, sul mio gruppo Facebook e sul mio canale di YouTube per i prossimi video tutorial. Ciao a tutti, a presto! Eccoci ai materiali. I materiali che ho deciso di utilizzare sono tutti in cotone egiziano, quindi 100% cotone perlé. Io ho scelto di lavorare questo progetto con un filo a tre capi, ovvero utilizzerò tre filati spessore numero 8, quindi un titolo 8, per raggiungere come spessore una quantità di filato tale da essere lavorabile con l'uncinetto da 4 mm. Non ho scelto una tonalità unica di questo spessore perché volevo proprio il colore sfumato in modo da rendere questo progetto in questi colori. Quindi vedete che abbinando questi tre filati io ho ottenuto questa tonalità. Decidete di lavorare questo progetto con un capo unico, quindi non fare un filo a più capi, vi consiglio uno spessore in cotone abbastanza grosso se volete lavorare il cotone, perché altrimenti la resa di questo modello, quindi di questo schema, non sarebbe la solita, verrebbe o troppo piccolo e di conseguenza non riusciremo a raggiungere la misura del fiore, della stella, insomma di questo motivo, tale da permetterci di lavorarne per la parte frontale 4, quindi in orizzontale almeno 4 motivi, o 3 come sto facendo io per avere una misura un pochino più piccola, perché ho già lavorato diversi maglioncini in cotone, di questi modelli tipo tunica da portare molto ampi. Su questo però vorrei fare una misura un pochino più adatta al mio fisico e al mio corpo, quindi di conseguenza io ne sto lavorando 3 sulla parte frontale e 3 sulla parte posteriore. Avremo bisogno quindi, a parte il filato e l'uncinetto, anche di 1 metro per andare a misurare la grandezza del motivo, perché se volete raggiungere la stessa dimensione che ho raggiunto io, vi dico i centimetri del motivo, che poi andranno attaccati tutti uno con l'altro, però vi dico su quelli che ho già lavorato quanti centimetri andiamo a raggiungere lavorando il filo di questo spessore. Allora, questo è il motivo e vi dico che siamo all'incirca da punta a punta a 25 centimetri, quindi metto un pochino meglio dalla punta più lunga all'altra punta. Ho raggiunto all'incirca 25 centimetri di ampiezza. Per questo vi dico, lo spessore del filato è importante perché se lavoriamo con un filato più sottile non raggiungiamo questa misura e di conseguenza avrete bisogno di lavorare molti più motivi per raggiungere la taglia. Allora, oltre al metro da sarta avete bisogno delle forbici chiaramente per tagliare il filo e passo subito anche a farvi vedere che cosa andremo a lavorare. Questo è uno schemino breve che io mi sono fatta per andare a lavorare questo motivo. La maglia originale qua al centro dove io ho lavorato il punto puff riporta invece una serie di maglie alte semplici. Io vi farò vedere sia come partire per fare la maglia come avete visto in foto, quella bianca, oppure per lavorare quella che ho lavorato io. Ho solamente modificato l'inizio del giro lavorando al posto di maglie alte separate da 2 catenelle dei punti puff. Quindi questo è tutto il motivo che andremo a lavorare. La misura da punta più ampia a punta più ampia, che saranno 4 angoli che verranno agganciati, sono in diagonale 25 centimetri. Quindi dovremo raggiungere questa ampiezza per lavorarne non più di 4 per la parte frontale e non più di 4 per la parte posteriore, perché comunque è una misura, verrebbe una misura unica, portabile dalla small alla large e anche alla extra large, e per la lunghezza quello chiaramente da vedere. Io per la lunghezza mi sono fermata a 3 motivi perché comunque raggiungo già una bella lunghezza lavorandone 3 in verticale per 3 in orizzontale. Per quanto riguarda invece le braccia, vi faccio vedere un altro piccolissimo schema. Si può lavorare in 2 modi questo progetto. O come lo sto lavorando io ho deciso di lavorare 5 motivi in orizzontale
in modo da riuscire a coprire anche un pezzo della parte del braccio. Quindi sono 5 motivi in orizzontale. E poi ho continuato lasciando un motivo e un altro motivo all'esterno, ho continuato con la lavorazione di 3 motivi sulle parti centrali, quindi la parte frontale e la parte posteriore. 3 motivi. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 5 motivi in orizzontale per 3 motivi nella parte verticale. Per l'altezza 1, 2 e 3 motivi. Qui si lavora a mattonella, quindi sono tutte delle mattonelle da 25x25 che poi verranno agganciate a seconda di dove ci troviamo nella posizione con le catenelle che andremo a lasciare fra un petalo e l'altro di questo motivo. Altrimenti questa lavorazione può essere fatta a pannello, ovvero potete andare a realizzare 2 pannelli che poi comunque verranno lavorati tutti agganciati lasciando lo spazio per il braccio, perché non faremo delle maglie di unione ma agganceremo tutto subito, adesso vediamo. Però potete fare 2 pannelli da 4 motivi, così come riporta l'immagine originale. Io volevo una manica un pochino più lunga, quindi davanti e dietro 4 per 3 o 4 a seconda della lunghezza che volete raggiungere. Io vi consiglio, fatene 3 e valutate un attimo, perché con 3 si arriva comunque già al fianco, ecco, come misura, comunque vicino al fianco, quindi con un motivo in più si scende proprio sotto al sedere. Quindi quello, anche quello è a gusto, come preferite voi lavorare questa maglia, questo modello. 2 pannelli identici da 4 motivi, 1, 2, 3 e 4. Per 1, 2, 3 e 4, 2 quadrati che verranno poi uniti direttamente lavorando il motivo sulla parte della spalla, lasciando aperto la parte dello sbraccio e continuando la lavorazione ad unire i 3 pannelli laterali. Quindi si può lavorare in tutti e 2 modi. Io ho scelto di fare questo perché volevo la manica un pochino più lunga, quindi sto lavorando 5 motivi in orizzontale. Da questi 5 motivi mi aggancio sotto con gli altri, ne lavoro altri 2 in verticale più questo 3 per 2, 4 e 6 motivi in più. Adesso vi faccio vedere come si lavora il motivo originale e come io sto lavorando il mio. Cambierà solamente, vi ripeto, la parte centrale, il resto sarà identico. Decidete voi per il vostro gusto quale motivo vi piace di più lavorare su questo maglioncino. Allora prendo subito il filato e comincio con la lavorazione. Allora, il motivo originale, quindi quello che avete visto sul maglioncino bianco, si lavora in questo modo. Dobbiamo fare un cerchio di catenelle, quindi una catena di 5 maglie che poi chiuderemo a cerchio. Quindi cappietto, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella prima catenella e chiudiamo a cerchio il nostro anellino. All'interno di questo foro andremo a lavorare delle maglie alte, quindi la prima cosa da fare, mi avvicino un pochino, è rientrare all'interno del foro, quindi nel forellino che abbiamo formato qua, entriamo, agganciamo il filo e lavoriamo una maglia bassa più 2 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta iniziale. Lavoriamo adesso 2 catenelle di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo nel cerchio e lavoriamo una maglia alta e abbiamo formato il primo spazio dove andare a lavorare all'interno i petali della lavorazione. Di questi spazi qua dovremo averne su tutto il cerchio 8, perché lavoreremo dei gruppi di 4 maglie all'interno di ogni cerchio e dovranno essere 8 in totale. 2 catenelle di nuovo. 1 e 2, filo sull'uncinetto, rientriamo nel foro e lavoriamo un'altra maglia alta. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nel foro, un'altra maglia alta. E abbiamo già formato 1, 2 e 3 spazi da 2 catenelle. Bisogna procedere in questo modo, 2 catenelle per avere 8 spazi.
rientriamo nel foro una maglia alta. Quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, ne dobbiamo lavorare ancora 3, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nel foro una maglia alta, due catenelle, una maglia alta, di nuovo 2 catenelle, rientriamo nel foro un'altra maglia alta. Andiamo a contare i nostri spazi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, facciamo 2 catenelle, creiamo l'ottavo spazietto e lo agganciamo con una maglia bassissima nella seconda catenella iniziale. Quindi questo è l'inizio del giro se volete realizzare il motivo com'è sulla maglia originale, quindi con il centro un pochino più forato. Dobbiamo andare a realizzare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie alte separate da 2 catenelle dentro il foro di 5 catenelle. Da lì entriamo con una maglia bassissima dentro al primo forellino e cominciamo con la lavorazione del punto. Quindi adesso ci alzeremo e vedremo come si lavora questo petalo. Se volete fare invece il motivo con il punto puff, come lo sto lavorando io, quindi avere una parte centrale in questo modo, perché ho fatto solo questa variazione, anziché lavorare le maglie alte andremo a lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti puff separati da 2 catenelle, in modo da avere questi spazi dove andare a lavorare i gruppi di maglie altissime. Vediamo in che modo e poi cominceremo con la lavorazione del punto puff, perché riprenderò il mio progetto lavorando il punto puff. Quindi per il punto puff l'avvio è identico, facciamo una catena di 5 catenelle, una maglia di 5 catenelle e le andiamo a chiudere al cerchio così come abbiamo fatto per l'altro inizio. Adesso rientriamo nel foro e lavoriamo la solita maglia bassa. Invece di alzarci con le catenelle allentiamo l'asola a questo punto, quindi in modo da avere all'incirca dal foro all'uncinetto almeno un centimetro e mezzo. Prendiamo il filo, rientriamo nel foro, agganciamo il filo e lo facciamo uscire, lo portiamo all'altezza dell'uncinetto. Ripetiamo questo passaggio per altre 3 volte, quindi 1, 2, 3 e 4. Dovremo avere un totale di 4 maglie, cioè di 4 maglie, tutte queste maglie uscite per almeno 4 giri. Prendiamo il filo, chiudiamo il punto, quindi facciamo uscire l'asola da tutte le nostre maglie e facciamo una catenella per finalizzare. Facciamo adesso le 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo, rientriamo all'interno del foro e facciamo 1, 2, sempre portando il filo al pari del primo motivo lavorato, 3 e 4. Abbiamo tutte queste asole, agganciamo il filo, le chiudiamo tutte in un passaggio e finalizziamo con una catenella, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e ripetiamo. Riprendiamo il filo, rientriamo nel foro, 1, 2, 3 e 4. Abbiamo le nostre asole, prendiamo il filo e chiudiamo il punto. Finalizziamo con una catenella, 1 e 2 catenelle di separazione. Adesso ripetiamo, per un totale di 8 punti puff all'interno del nostro foro. 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo
e finalizziamo. 2 catenelle, di nuovo, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo e chiudiamo tutto il punto. 1 e 2, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo e chiudiamo. Finalizziamo 2 catenelle. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spazi da 2 catenelle, facciamo le ultime 2 catenelle e andiamo a creare l'ultimo spazio dove creare quel nostro motivo. Agganciamo con una maglia bassissima nella catenella di finalizzazione del punto del primo lavorato. E abbiamo ottenuto il nostro cerchietto un pochino in rilievo, vedete, molto morbido, un pochino più soffice, un pochino più bombato. Adesso che stiate lavorando questo punto, che stiate lavorando quello classico, entriamo nel primo archetto di 2 catenelle e lavoriamo una maglia bassa. Il punto partirà da qua, dove adesso andremo a fare delle maglie altissime che dovremo lavorare uscendo da 8 punti. Quindi la prima maglia iniziale sarà formata da 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Facciamo adesso una maglia di separazione, quindi una catenella in più, e andiamo ad agganciare 7 volte il filo sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso rientriamo all'interno del foro di 2 catenelle, agganciamo il filo e lavoriamo la nostra maglia uscendo da 2 punti alla volta, quindi 2, 2, 2 e così via fino a chiudere tutta la maglia. Contate i punti, i passaggi per uscire dalla maglia devono essere 8. Facciamo una catenella di separazione, di nuovo 7 volte il filo sull'uncinetto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nel foro, nel solito foro, e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti. Una catenella, lavoriamo l'ultima maglia perché devono essere dentro ad ogni foro 4 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Rientriamo nel foro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi questo è il petalo del nostro motivo. 1, 2, 3, 4 maglie da 8 punti di chiusura separate da una catenella. Adesso andiamo a lavorare nello spazio di 2 catenelle sottostante, quindi quello successivo. Ci spostiamo da qui in questo foro. Facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Prendiamo nuovamente 7 volte il filo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nell'archetto successivo e usciamo da 8 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
una catenella per separare e andiamo a creare la seconda maglia altissima. 1 2 3 4 5 6 e 7. Entriamo sempre nello stesso foro e lavoriamo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 punti, una catenella di separazione, di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 volte il filo, rientriamo nello stesso foro e di nuovo ripetiamo 8 punti, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Lavoriamo anche l'ultima maglia altissima all'interno del foro, facciamo una catenella di separazione, 1 2 3 4 5 6 e 7. Rientriamo dentro lo stesso foro e lavoriamo anche la quarta maglia altissima, 2 3 4 5 6 7 e 8. E abbiamo lavorato anche il secondo petalo. Allora, fra un petalo e l'altro lasceremo 6 catenelle in un punto, fra questo e l'altro petalo ne lasceremo 10 in più, quindi 16, 8 più 8, 3 più 3. Adesso facciamo 8 e scendiamo di 8, quindi 16 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 e 8. 16 catenelle, 7 volte il filo sull'uncinetto, 2 3 4 5 6 7. Entriamo nel forellino successivo, questo l'abbiamo già lavorato, andiamo in questo qua e lavoriamo le nostre 4 maglie altissime. 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Una catenella di separazione, 1 2 3 4 5 6 7 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare anche la seconda maglia. Entriamo e lavoriamo 8 punti, 1 2 3 4 5 6 7 e 8, una catenella di separazione, 1 2 3 4 5 6 e 7. Rientriamo nel foro, nel solito foro, e lavoriamo un'altra maglia altissima. 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Siamo a 3 maglie altissime, una catenella di separazione, 1 2 3 4 5 6 7. Rientriamo nel punto e lavoriamo anche la quarta. 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Quindi, riassumendo, abbiamo lavorato il primo gruppo del primo petalo da 4 maglie altissime uscendo da 8 punti, 6 catenelle, nel secondo spazio altre 4 maglie altissime da 8 punti più 16 catenelle, quindi 6 e di qua 10 in più. Entriamo nel foro successivo e ripetiamo le nostre 4 maglie altissime. Adesso facciamo di nuovo 6 catenelle, quindi andiamo ad alternare le 6 e le 16 maglie, 16 catenelle, un petalo sì, un petalo no, quindi adesso ripetiamo le 16, le 6 catenelle e lavoriamo anche nel prossimo foro. Quindi 1 2 3 4 5 e 6.
prendiamo 7 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nello spazio successivo e lavoriamo 1, 2, abbiamo lavorato anche l'altro petalo. Adesso ripetiamo 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo in questo foro che è libero e ricominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una catenella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rientriamo nel foro. 1, 2, 3, 4. Abbiamo lavorato altre 4 maglie altissime dopo le catenelle. Ecco qua, 16 catenelle, 4 maglie altissime. Adesso ripetiamo 6 catenelle, 4 maglie altissime, 16 catenelle, 4 maglie altissime e poi facciamo 6 catenelle, 4 maglie altissime e poi facciamo 16 catenelle e andiamo ad agganciare il punto, vediamo, mi ricollego alla fine, con una maglia bassissima nell'ottava catenella iniziale, perché la nona è quella di separazione. Quindi continuiamo, adesso facciamo 6 catenelle, 4 maglie altissime, 16 catenelle, 4 maglie altissime, 6 catenelle, 4 maglie altissime, 16 catenelle e una maglia bassissima nell'ottava maglia iniziale. Vediamo come si chiude questo motivo. Ho lavorato l'ultimo petalo, quindi ho fatto le mie ultime 4 maglie altissime nell'ultimo foro. Avevo da lavorare le 6 catenelle di separazione, adesso ne devo fare 16. Quindi lavoro 16 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Prendo l'altro lato, qua ho fatto una maglia di separazione che è questa nella sottostante, quindi devo lasciare una catenella in quella sottostante che è l'ottava dal basso, lavoro una maglia bassissima in modo da avere comunque lo spazio di una catenella anche sul primo punto e questo è il nostro motivo. Quindi vedete che la lavorazione non è complicata, è una lavorazione molto semplice. Tutti questi motivi adesso, mano a mano che li andiamo a lavorare, vanno attaccati subito l'uno con l'altro. Quindi il motivo successivo nel giro finale di chiusura che ho appena fatto, adesso vi faccio vedere come si aggancia, andrà agganciato per 1, 2 e 3, quindi per un lato. Quando faremo quello sottostante, che poi andrà agganciato anche nel mezzo, andrà agganciato su 1, 2, 3, 1, 2 e 3 lati per avere poi tutto lo schema completo di tutte queste mattonelle unite. Vediamo come si aggancia. Quindi io torno un attimo indietro per farvi vedere, perché quando dovrete andare ad unire come me nel mio caso qua ne ho unito anche un'altra, il punto da 16 maglie, quindi nel centro, quello da 6 maglie e l'altro da 16 maglie. Quindi io devo avere 3 lati liberi per andare a fare il mio aggancio. Quindi da qua torno un attimo indietro, perché per agganciare dovrete lavorare 2 angoli e gli altri 2 andranno agganciati. Quindi ne approfitto, faccio questo, che tanto io devo continuare il mio lavoro. Quando io arrivo alla lavorazione di 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, che sono qua, le mie 16 maglie che devo andare ad agganciare con l'altro angolo le lavoro in questo modo. Ne lavoro 8, che sono la metà, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendo l'altro angolo dove ho le 16 maglie, qua ne ho già attaccati altri, devo attaccarne ancora uno,
e lo vado ad agganciare tenendo il filo sopra la lavorazione. Prendo il punto dove devo andare ad unire ed entro nelle maglie, cioè nell'arco, facendo una maglia bassissima. Così adesso vediamo anche come agganciarli quando avete già più punti uniti. Vedete qua, il primo punto l'ho unito andandomi ad agganciare al centro dell'archetto, quelli successivi l'ho uniti nella stessa maglia bassissima che ho lavorato all'inizio, in modo da avere un foro unico. Adesso vi faccio vedere come si agganciano anche singolarmente. Riprendiamo la lavorazione delle nostre 8 catenelle che scendono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, lavoro il mio punto, 3, 4, 5, 6, 7, quindi procedo, perché agganceremo solo le catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, mentre i petali resteranno liberi, 4 e 8. Scusate, vado un pochino più veloce perché questo l'abbiamo già visto. Lavoro anche la mia ultima maglia altissima. Ok, adesso devo andare ad agganciare l'archetto di 6 catenelle. Ne lavoro 3, 1, 2 e 3, prendo l'altro archetto di maglie, entro sotto con l'uncinetto, aggancio il filo da sopra e faccio una maglia bassissima. Lavoro le mie altre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e vado a terminare la lavorazione del punto, quindi prendo nuovamente il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto nel prossimo foro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entro nel prossimo spazio e termino con la lavorazione dei petali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti, una catenella, 4, 5, 6, 7, Dobbiamo fare attenzione poi a controllare che non si giri anche il lavoro, perché vanno agganciate comunque tutte nel modo giusto. Ecco, vi consiglio di sdraiare il lavoro su una posizione, su una superficie piana, in modo da aver ben chiaro in quale punto dobbiamo andare a fare l'unione, l'aggancio, perché altrimenti si rischia di girare la lavorazione e allora poi dobbiamo disfare, perché si girerebbe tutta la maglia. Una catenella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rientro nel foro, finisco di lavorare il petalo e vediamo anche come si aggancia l'ultimo angolo. 4, 8, 1. E 8. Ok, adesso devo agganciare il punto da 16 maglie. Qua ne ho già agganciato uno e ho una maglia bassa, bassissima, già lavorata. Vado a fare le mie 8 catenelle, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendo il punto dove ho già unito anche un altro petalo, entro, metto il filo sopra la lavorazione, quindi il filo deve stare sopra, però l'uncinetto entra da sotto e vado a agganciarmi nella stessa maglia bassa che ho lavorato per l'aggancio precedente. Se non avevo la maglia bassa, entravo nell'archetto. Qua ho la maglia bassa, aggancio tutto insieme, una maglia bassissima e di nuovo 8 catenelle e scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prendo il filo, 3, 4, 5, 6 e 7, e vado a finire
No, sono arrivata, scusatemi, 8 catenelle, vado a chiudere con una maglia bassissima nell'ottava catenella iniziale del giro, quindi entro, chiudo con una maglia bassissima e poi taglio il filo e ho agganciato anche questa questo petalo, questo motivo. Tagliamo e chiudiamo e sono andata ad unire anche questo punto qua. Quando abbiamo l'unione centrale, come in questo caso, che io qua sono già andata ad agganciare 4 punti, la lavorazione è identica, solamente che anziché attaccare solo un lato dovremo attaccare anche l'altro lato e così via per tutta la lavorazione. Allora, questa maglia io la sto lavorando tutta agganciata, quindi non farò cuciture sulle parti laterali, ma lavorerò tutte le mie file. Io ho scelto di lavorare in altezza 1, 2 e 3 punti. Vi faccio vedere un pochino meglio se riesco. Io ho lavorato 1, 2 e 3 punti in altezza e li sto agganciando tutti in orizzontale, e in orizzontale, volendo 3 punti davanti, 3 motivi davanti e 3 motivi dietro, ne lavorerò chiaramente, ne lavorerò, eccoli qua, vi faccio vedere, sono 2, 4, 6, 8, 10 e 12 motivi, mi manca l'ultimo, io ho terminato la parte frontale e la parte posteriore, più i 5 in orizzontale che io ho lavorato per le maniche, quindi per il braccio, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Terminato questo, avendo fatto poi anche l'ultimo motivo di quelli che mi servono davanti e dietro, anche questi 5 staranno 3 sulla parte davanti e 3 sulla parte dietro, e andrò a fare un'altra fila di punti agganciandomi sia sulla parte posteriore che sulla parte frontale, per fare questa T per la manica e per tutto il resto della lavorazione. Una volta agganciati tutti questi motivi, andremo a riprendere solo la parte del collo e la parte finale, quindi mi ricollego quando sono a quel punto e vediamo come fare la rifinitura su tutti i lati. Eccomi qua, sto cercando di darvi un'immagine più ampia possibile della lavorazione terminata, perché io ho finito di andare ad unire tutte le mie mattonelle, quindi ho agganciato tutti i motivi, come vi dicevo ho lavorato solamente 3 motivi per la parte frontale e 3 per la parte posteriore, perché volevo appunto che questo maglioncino, questa maglietta mi rimanesse un pochino più giusta per il mio corpo, quindi per la mia taglia. Ma l'immagine originale prevede la lavorazione di 4 motivi sulla parte frontale e 4 sulla parte posteriore. Per non avere la manica più corta, io ho deciso di lavorare 1, 2, 3, 4, 5 motivi in alto e andare ad agganciare sia davanti che dietro per la manica, quindi avrò una manichina 3 quarti che mi arriverà qui proprio un pochino più su del polso, e poi nella parte sotto invece sono andata a diminuire di un motivo a sinistra di un motivo a destra per avere la maglietta un pochino meno grande, comunque sia non è aderente, è sempre ampia, però ho preferito appunto fare questa lavorazione, quindi ho lavorato questa T e sono andata poi ad agganciare sempre con l'uncinetto chiaramente tutti i motivi, sia nella parte laterale, questi sono stati tutti uniti a cerchio con l'uncinetto, quindi sia lateralmente, sia qua nella parte delle spalle. Ho fatto la stessa lavorazione, quindi sono andata proprio ad unirli sia nella parte posteriore che nella parte frontale, sempre con l'uncinetto ad unire gli archetti come vi ho fatto vedere all'inizio del tutorial. Quindi i motivi si agganciano tutti con archetto fino ad ottenere la misura che desideriamo. Se avete lavorato i 2 quadrati, quindi 4 motivi per la parte frontale, 4 per la parte posteriore, dovrete andare poi chiaramente a calcolare nella parte in cui andrete ad unire lo sbraccio. Io ho lasciato qua questi aperti chiaramente per il braccio, e poi la stessa cosa da fare per quanto volete grande lo scollo. Anche lo scollo io non ho lasciato molto ampio, ho deciso di chiuderlo un pochino di più che non mi cadesse dalla spalla, proprio perché vi ripeto, questa maglietta non la volevo
proprio come il modello né della tunica Soleil né tantomeno della mariposa, quindi volevo una cosina un pochino più chiusa anche nella parte del collo. Sì, è sempre uno scollo a barca, però non cade giù, quindi volevo proprio questo modellino. In alternativa vi ho spiegato come fare per averla proprio più ampia. Andrete chiaramente a lasciare due motivi per lo scollo anziché uno come ho fatto io, e poi tutto il resto andrà unito nella parte sopra, e la parte laterale lascerete un motivo e mezzo a seconda dello sbraccio, se lo volete più ampio o un pochino più piccolo, come abbiamo fatto praticamente per la tunica Soleil. Questa invece è la lavorazione a T che vi dicevo, e questo è il risultato terminato. Adesso la maglia originale vi faccio vedere che cosa prevede nella parte alta del collo e anche qua in basso come rifinitura, però è una cosa che io non andrò a fare, quindi io lascerò questa maglietta così com'è perché l'ho indossata anche per il collo. Non posso andare a fare il giro di bordatura, altrimenti andrei ad alzare il collo e sulla spalla mi resterebbe un pochino più bassa, quindi non lo farò. E non farò nemmeno la bordatura sulla parte qua della fine della maglia, quindi la lascerò così. La maglietta originale qua prevede, penso che si riesca a vedere, questo motivo ad archetti. Niente, se volete farlo, non basterà agganciarci sulla parte dove avete chiuso per il collo e cominciare a fare 5 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, un punto basso in ogni archetto del motivo sottostante. La stessa cosa si può ripetere per la parte inferiore. Infatti, qua in basso, per questa maglietta è stata lavorata anche qua nella parte bassa con questi archetti di rifinitura. Però io non lo farò perché, vi ripeto, mi piace così com'è. Per quanto riguarda la lunghezza, è identica a quella dell'immagine, perché anche sull'immagine originale sono 1, 2 e 3 motivi. Vi ripeto, qua nella parte invece frontale, anziché lavorare 1, 2, 3 e 4 motivi e poi fare un altro pannello uguale per la parte posteriore, ho deciso di lavorarne 3, quindi di fare la lavorazione a T. Sulla manica non è prevista qua un altro tipo di lavorazione, anch'io lascerò la manica così perché l'ho indossata e mi piace molto lavorata in questo modo, e a questo punto il mio progetto è terminato. Se posso darvi un consiglio, io lo andrò a fare. Se il cotone durante la lavorazione, vedete, magari un pochino tende a incresparsi proprio perché facciamo queste maglie molto ampie, basterà metterlo in forma passando un pochino di vapore. Quindi è una cosa che io adesso andrò a fare senza toccare chiaramente la piastra del ferro sopra il tessuto, ma passando proprio il vapore dall'alto e stirando un po' con le mani poi la maglia. Il lavoro a questo punto è terminato. Bene, non mi rimane che darvi le misure, prendo il metro e vi dico la misura della mia maglia. Allora, partiamo dalla parte della larghezza, dallo sbraccio all'altro sbraccio. Io ho un'ampiezza di 55 centimetri. Per quanto riguarda l'altezza, 50 centimetri, quindi 50 per 55. Sulla manica ho un motivo in più, quindi da 55 vado ad aggiungere altri 21 centi 22 centimetri, quindi 21, 22, 22 sono 44 centimetri in più su tutta la lunghezza. Arrivo all'incirca a 1 metro di larghezza, compresa la manica. Quindi, scusate, un passo davanti, eh sì, sono 93 centimetri da una manica all'altra manica. Quindi, questa è la misura del mio progetto. Vi ricordo che sono tutte mattonelle agganciate l'una con l'altra. Alla fine della lavorazione andranno nascoste un po' le codine di tutti i motivi che abbiamo realizzato, e se volete, vi ripeto, potete andare a fare la bordatura sia nella parte del collo con questi semplicissimi archetti e nella parte posteriore. Io, detto questo, non mi rimane che salutarvi, sperare che questo video tutorial, che questa lavorazione vi piaccia, e vi rinnovo l'invito a seguirmi. Vi mando un bacio grande, ciao a tutti, a presto.